Ogni kill della mia ragazza le do 100 euro. Quindi amore, ci rendiamo. Ma come vedete sto giocando io non lei, perché lei è veramente una pippa. Abbiamo provato a fare due partite ed è morta 2 su 2. Quindi adesso io mi dovrò proporre delle challenge. Se non dovessi superarle, dovrò per forza di cose darle 100 euro. Quindi in un modo o nell'altro i soldi me li spigli comunque. Ovviamente. Per i primi 30 secondi di fight. Di già una challenge. Cosa non posso fare per i primi 30 secondi di fight? Dimmi. Non puoi costruire. Ma tu sei fuori di testa. Quindi se dovessi costruire ti dovrei dare 100 euro. Guarda qua, intanto questo qua mi sta provando a cecchinare. L'ho distrutto. Porca miseria. Mamma mia, se lo uccidevo ragazzi. Mi sa che ho perso la challenge perché ho costruito subito. Ma questo qua mi stava sparando. Io non posso morire. No. Oh mio Dio, da sopra. Oh porca miseria. Ora non potrei usare il pompa. Non posso usare il pompa nel bel mezzo di un fight. Mi sembra un po'. Mi sembra un po' una roba veramente da infami, veramente infamissimo. Questa qua vuole 100 euro ragazzi a tutti i costi. Comunque lo sento qua, mi sta sparando. Oh, avete da sopra. No vabbè, sono morto, sono mortissimo. Uno ucciso, ok, posso usarlo il pompa, vero ora? Ora sì, dai. Ah, sono morto, porca vacca. E quindi i primi 100 euro vanno a te. Allora, una nuova challenge per te. Dimmi un po', cosa devo fare questa volta? Sentiamo. Dovrei andare alla grotta. Corro subito, devo aprire il bunker della grotta. Sì. Se non dovessi farcela, dovrei darmi 100 euro. Tu sai quanto è complicato aprire il bunker della grotta in singolo? No. Appunto, non lo sai, certo. Facile dire apri il bunker della grotta. Ma ragazzi, è un mio problema. Eh no, certo, tu guadagni 100 euro, tanto non ce la farò sicuramente. Partita la sfida, signori. Devo riuscire ad aprire questo bunker. Ma mi stanno già sparando i bot, porca miseria. E poi sarà anche pieno di avversari nemici veri. Quindi devo stare attentissimo, signori. Vedi di morire un attimo, guardia del cavolo. Andiamo a prendere il boss, che se no non riusciremo mai ad aprire il bunker. Ok, sento già qualcuno che sta sparando al boss. Io per avere la vita un po' più facile lascio fare tutto a lui. E quando ha finito poi lo pusho pure io al bot, che così sto molto più tranquillo. Tu non devi aspettare, devi andare lì e combattere con loro. Aspetta un secondo che qua davanti già c'ho un nemico. E l'ho distrutto, l'ho disintegrato veramente, poverino. Ma porca miseria, devo ucciderlo. Non l'ho preso, fa niente. Lo lascerò indietro. Vado a prendere subito il boss come vuoi tu, cara. Qua c'è un nemico, lo devo prendere. Lo posso uccidere tranquillissimamente. Boom. No, ma come cacchio ha fatto a scapparmi? Oh! Non ci credo, mi ha ucciso il boss. Altri 100 euro a te. Ok amore, allora hai già vinto i tuoi primi due. È un po' caldo, no? Ma guarda, non mi prendere in giro. Hai già vinto i tuoi primi 200 euro. E io ora ti propongo una sfida per vincerne altri 200. Quindi raddoppiare. Ma se non dovessi vincerla però perderai tutto. Accetto, accetto. Lo scrivania ci sono due pulsanti. Uno ti farà guadagnare 200 euro. L'altro ti farà perdere tutto. Quindi state a scegliere quello giusto, prego. Allora, scelgo quello rosso. Pensavo di averla fregata perché avevo messo i 200 euro su quello rosso. Speravo premesse quello verde. E quindi mi dispiace ammetterlo, ma sono altri 200 euro per te. Allora, dato che mi hai già sganciato 400 euro. E non me lo ricordare perché lo vedo benissimo. Oh, mi sento un po' in colpa. Ma e quindi... sarebbe anche ora, cavolo. Allora, stavo pensando a una nuova sfida, però ho una proposta da farti. Vai, dimmi tutto, tanto ormai sono qua per accettare sfide e sfide, dimmi. Allora, dato che stiamo iniziando una nuova partita, se questa qua la vincerai, potrai riprenderti tutti i 400 euro. Bene, bene, se dovessi perderla cosa succederebbe? Qua arriva la parte divertente. Esattamente, per te divertite, per me cuca. Ti raddoppia. E quindi devo dare 400 euro in più. Ma tu sei fuori di testa. Però io sono qua per il popolo e quindi accetterò. Però dato che hai questa nomea di essere così forte. Beh, quello è vero, lo dicono tutti quanti. Non dovresti avere problemi a vincere. No, figurati, no, no, assolutamente no. Infatti accetto la sfida e sono anche pronto a darti 400 euro in più. Ok, qua è pieno di gente ragazzi. Io non posso assolutamente perdere. Ok, qua sento un nemico. Dovrei andare a prenderlo oppure no? Beh, io sto andando ormai, quindi che cacchio me lo chiedo a fare. Guardalo qua, se non mi ha visto, perfetto, porca miseria. No, con la fioccia. Ok amore, qua c'è il primo, devo assolutamente killarlo qua dentro. Bam, distrutto. Prima kill fatta, perfetto. Veramente ansiolitica questa partita, perché se perdo, perdo 400 euro. Questa cosa un po' mi fa innervosire, te lo devo dire, che continui a spillarmi soldi. Allora, mi sembra un po' troppo semplice questa sfida, quindi mi è venuta mente. Ma non mi interessa. No, 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 niente challenge, stop challenge. Qua io devo solamente vincere, ormai la sfida è questa. L'hai fatta partire così e finirà così. Intanto qua ce n'è un altro. Va bene, va bene. Ok, un altro ucciso. Dietro. Dai, non ci posso credere. Ok, prima uccisione fatta. Poverino, questo qua mi ha pushato senza avere nulla. Vediamo, io sono carico. Questa partita qua non ho intenzione di perderla. Felice per te. No, 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 felice per me è un corno. Questa partita qua io la devo vincere assolutamente, perché altri 400 euro non te li do, ma neanche per sbaglio. Ma se non sbaglio c'è un altro nemico. E io come faccio? Non lo pusho? Oh!
Porca vacca, ma... Complimenti. No, complimenti un corno, ce n'è un altro. Dai, sai che io tifo per te. Ma tifi per me cosa? Tifi per me? Tifi per me cosa? Vai, vai. Sì, un altro ucciso. Ho pochissima vita, ma l'ho ucciso. Porca miseria. Ok, ok. Devo... Medikit. Medikit, non ce l'ho il medikit, amore. No, comunque ho fatto un'altra uccisione. E questo mi porta sempre più vicino alla vittoria reale. E quindi anche a riprendermi i miei bei 400 euro, che non vedo l'ora di avere. Porca miseria, mi sa che c'è uno con i poteri di Spider-Man che mi sta per venire a pushare, eh. E se dovessi farlo adesso, sai cosa significherebbe per me? La morte. Brava, la morte sicuramente, perché non riuscirai mai a sopravvivere. Ok, mi butto un attimo nella mia tenda, mi devo curare qua, c'è altra gente e potrebbero uccidermi, men che non si dica. Quindi, per favore, Fortnite, non mi far morire subito. Ok, ok, si stanno sparando fra di loro, perfetto. Sono esattamente sopra di me, è il momento di andare a prenderli. C'ho 100 di vita di nuovo. Aspetta, fammi fare un po' di materiale prima, che se li pusho con così poco materiale muoio all'istante. Benissimo. Mi stanno pushando, porca vacca! Oh, porca miseria! Ma perché tutti lanciano le granate, amore? Li hai ingaggiati te, ammettilo. Ammettilo, li hai ingaggiati te, porca vacca. Ma questo qua finirà mai le cose da lanciarmi addosso oppure no? Porca... Ah! Fuoco da ovunque! Fuoco ovunque! Ho distrutto! Attento! Distrutto anche lui, perfetto! Prendo il medikit e me ne vado! Ah! Ok, sono ancora in vita, ma veramente per poco, mi sa. Devo andare a prendere degli scildini. Dai, sta andando bene, eh? Certo che sto andando bene! Ti ho detto che mi sarei impegnato al massimo questa partita, però ti dico che questo mio massimo non so per quanto andrà avanti ancora. Ok, un altro davanti a me, è il momento di fargli capire chi comanda! Porca miseria, devo andare a ucciderlo subito, prima che mi prendi lui dall'alto. Ok, vado, vado, vado. Ah, gli stanno sparando altri! Distrutto. Oh, dai. Non ci posso che mi ha ucciso. Non ci posso credere. Uno di vita. Uno di vita. E questo vuol dire solo una cosa. Oggi tu finisci, contiamo, il video. Contiamo, conta ad alta voce. Uno. Due. Refe, nel mio ultimo video mi hai obbligato a comprarti una nuova macchina. Ma non una macchina qualsiasi, perché tu sei stronzo. Quindi mi hai chiesto di comprarti una macchina da 50.000 euro. Una certa... Tesla, se non sbaglio si chiama così, non lo so. Sta di fatto che ho trovato un modo e ce l'ho e mi sta aspettando qua fuori casa mia. No, non so quanto tempo ci metterò a portartela a Milano dove abiti tu, ma penso che verso i primi di marzo arriveremo. Ma certo che non te la darò così facilmente. Sicuramente prima dovrei affrontare delle sfide. Ci vediamo a marzo. E sono 4, cioè li vedi anche te che sono 4. Tieni di altri 400 euro, ragazzi. Benissimo. Finisco il video con 800 euro in meno. Fai vostro viso è tutto. Beh, ragazzoni, un bel like per favore.